Sono tanti i giornalisti morti sul campo di lavoro per essersi fatti prendere troppo dal loro mestiere, per aver voluto raccontare la verità a tutti i costi. Una storia dimenticata è quella di Cosimo Cristina, 25 anni, di Termini Imerese. Scriveva per L'Ora, per Il Giorno e per L'Ansa. Fondò e diresse Prospettive Siciliane, il suo giornale, sul quale scriveva quello che non gli facevano scrivere i giornali per cui collaborava, perché troppo prudenti e timorosi di querele. Con i suoi articoli il giovane Cristina creava il panico tra i mafiosi di Termini e delle Madonie. Di solito il corrispondente da un paese siciliano è guardato con sospetto. O è troppo moscio o è troppo temerario. Cosimo Cristina era troppo temerario. Seguì processi importanti come quello del sindacalista ucciso Salvatore Carnevale o quello contro la banda dei monaci mafiosi di Mazzarino. In questo caso fece il nome del presunto capo di questa banda di monaci, scrisse Cristina, che secondo lui il capo era un noto penalista di Caltanissetta, anche corrispondente locale di un giornale siciliano. Per questo fu accusato e condannato in primo grado per diffamazione, fece ricorso in appello, ma non fece in tempo però a conquistare l'assoluzione. Fu ucciso il 2 maggio del 1960 a bastonate dagli uomini della mafia. Il suo corpo fu trovato sui binari del treno 2 giorni dopo. I mafiosi simularono il suicidio, gli investigatori accettarono la tesi, benché il corpo di Cristina non fosse frantumato dal treno sotto il quale, a detta degli inquirenti che non predisposero nemmeno l'autopsia, si sarebbe buttato. Le indagini furono subito archiviate come suicidio. 6 anni dopo il delitto, il questore di Palermo Mangano riaprì il caso, cercando di provare che Cristina non si era suicidato, ma era stato ucciso dalla mafia. Fu riesumato il cadavere, ma ormai era troppo tardi perché fosse fatta giustizia. Il caso Cristina fu di nuovo archiviato, stavolta per sempre. La sua storia è caduta nel dimenticatoio.